dopo l'uomo vitruviano è arrivato il momento di svelare la più sorprendente scoperta fatta all'interno dei documenti di Leonardo da Vinci. Tante piccole parti, tanti piccoli disegni nascosti in diversi fogli. Grazie al computer si è riusciti a trovare una serie di connessioni che hanno permesso di ricostruire una macchina mai vista progettata dal grande genio italiano. Allora ripercorriamo l'affascinante e tortuosa strada che è stata percorsa per scoprire il sorprendente soldato robot. Il soldato robot è composto di vari disegni sparsi sul codice atlantico, ma anche in altri codici. Il punto più importante di tutta la struttura è un piccolo e sbiadito disegno sul foglio 1021V. Disegnata quasi per caso, si trova la trasformazione di un femore umano. Da destra a sinistra, come era tipico del modo di scrivere e annotare di Leonardo, si passa dal femore umano alla sua schematizzazione, al femore meccanico. Da questo studio nasce il robot soldato. Ma non solo. Sempre nello stesso foglio sono presenti lo spallaccio di un'armatura con giunture metalliche tubolari che servono per far muovere facilmente il braccio intorno alla spalla e una vera e propria gamba meccanica. Nel foglio 1021R, che si rivelerà in seguito una brutta copia, tra vari sistemi di pesi e carrucole appare un altro indizio incredibile, un braccio artificiale con una giuntura a perno nel gomito. Altri schizzi del progetto sono seminati invece nel foglio 1077R. Qui il gruppo Leonardo 3 ha trovato ben 47 meccanismi di trasmissione del moto, molti dei quali per orologi. Ma il disegno più incredibile è quello riguardante l'elmo di un cavaliere, accanto al quale c'è un altro elmo, molto più completo. Ma è sul foglio 579R che si trova il cuore del soldato robot, un sistema di corde e 13 carrucole disposte simmetricamente. La ruota centrale potrebbe essere il motore del sistema posto idealmente nella pancia del robot. Anche qui, inoltre, è presente un altro spallaccio e un busto di armatura metallica in cui Leonardo studia il sistema d'aggancio delle varie parti metalliche. Dal modello virtuale a quello reale. Eccolo qui, il robot di Leonardo, mastodontico, alto più di 2 metri. Si possono vedere i meccanismi, ma se gli mettiamo l'elmo diventa assolutamente vero, anche a guardarlo da vicino. Provate a immaginare un gran numero di questi robot, magari sul vertice di una torre. Si muovevano in maniera naturale, alternata, e venivano illuminati da delle torce, da delle fiamme. Avrebbero tratto in inganno chiunque si fosse avvicinato, specialmente in quel periodo storico. Non si era abituati a vedere qualcosa di non umano muoversi e avere le fattezze di un uomo. Pochi di questi soldati avrebbero potuto difendere una città di grandi dimensioni. Insomma, un'arma di difesa assolutamente moderna. Questa suggestiva notte al museo l'abbiamo trascorsa all'interno del castello di Vigevano. Ma perché proprio qui? Perché le macchine di Leonardo stanno rivivendo una nuova vita proprio in un luogo progettato, disegnato, pensato dal grande genio italiano. Come facciamo a saperlo? Basta guardare i disegni del famoso manoscritto B. 100 pagine, 400
disegni e all'interno proprio questo progetto, questa particolare stalla tecnologicamente avanzata che è tornata a vivere. Ma dei misteri e dei segreti del manoscritto B torneremo a parlarne molto presto.